Tanti temi al centro del nostro TG, ma la notizia ovviamente più rilevante riguarda il decreto per le riaperture, decreto legge che è stato varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, che comporta il coprifuoco prolungato di un'ora alle 23, probabilmente revocato in Abruzzo già il prossimo 7 giugno se i dati epidemiologici dovessero confermarsi da zona bianca, anche alla luce dei nuovi parametri decisi dagli esperti del CTS e del governo. Sono le prime ripercussioni e noi vogliamo ascoltare su questo anche i primi commenti che ci propone in diretta la nostra Marina Moretti, proprio dalla zona calda, oggi anche penso climaticamente, della Movida di Pescara, che vedo in compagnia di tanti esercenti, che insomma un po' aspettavano questo, non dico risultato, ma primo segnale in qualche modo. Marina. Sì, Carmine, hai detto benissimo, sono decisamente soddisfatti. Ovviamente, come tutto nella vita, si può fare di più e si può avere di più, ma intanto per il momento insomma, ci si accontenta di questo spostamento di orario che è prezioso, quanto mai, soprattutto quando le giornate sono così belle, le serate anche sono gradevoli. Hai detto bene, la zona calda di Pescara in tutti i sensi. Chiedo se è possibile di abbassare un pochino l'audio del volume in studio che ho in rientro. Allora, dicevo, la zona calda di Pescara, oggi c'è questo bel sole, ma qui la sera insomma, si popola davvero tanto. Per farmi aiutare anche a conoscere due dei nostri ospiti, due ospiti dei tanti ristoratori di questa zona che si fonda il comparto food, come sappiamo, di Pescara proprio su questo e quindi ovviamente ha ansia di ripartire a tutti gli effetti, mi faccio aiutare da Riccardo Padovano del Confcommercio, sempre il nostro anfitrione, insomma, quando si parla con esercenti, commercianti, balneatori ed eccetera. Allora, mi hai portato due ospiti, Riccardo, esattamente, intanto come associazione c'è soddisfazione? Come, noi siamo soddisfatti anche se ci aspettavamo che l'orario venisse prolungato fino alle 24, però va bene anche in questa prima fase. Ho chiesto a due pilastri della ristorazione sul centro storico di Pescara, sul gourmet, la migliore ristorazione, sia ad Alberto che a Pia, che sono fino a oggi hanno avuto un'attività sofferta perché il limite era le ore 22, oggi le ore 23, ma io credo che intervistare loro, sentire loro che sono i diretti interessati, molto probabilmente diranno con la propria voce la parte positiva. Allora, intanto ricomincia un'estate, una nuova avventura di ristorazione con nuove regole, ma con lo stesso entusiasmo. Assolutamente sì, per quello che abbiamo passato in questi mesi e dietro, sicuramente siamo contenti. Qualsiasi cosa, le 11, le 23 di sera va benissimo. Certo, come diceva Riccardo, se erano le 24 era ancora meglio, però ci accontentiamo. È un modo comunque per ripartire, aspettando il primo giugno, in modo che potremo aprire anche dentro il nostro locale e poter fare più coperti e lavorare meglio. Tra l'altro le 22 significa che poi il cliente, bene o male, deve finire di ordinare entro le 9 e mezza, insomma, se vuole stare a casa e non farsi fare la mosca. Certo, veramente penalizzante. Infatti la cosa migliore è riaprire soprattutto dentro, perché quando piove abbiamo dei problemi grandissimi. Quindi sì, già le 23 è un bell'orario, poi speriamo le 24. No, sì, siamo soddisfatti. L'importante è che riapriamo dentro. Io posso anticipare, proprio per che il dire, primo di giugno. prima di giugno pare che il 24 di questo mese si possa riaprire dentro fino alle 18. Ecco, stiamo facendo dei piccoli passi avanti, andiamo avanti con le vaccinazioni, entriamo più presto possibile nella zona bianca, diamo lavoro a tutti e ricominciamo, riaccendiamo le nostre attività. Io ho visto in questi giorni, sono venuta più volte a fare servizi, davvero un pienone, qualcuno dice anche troppo, d'accordo, ma si ha la sensazione che ci fosse proprio l'ansia, l'attesa di poter uscire di casa e andarsi a mangiare qualcosa, insomma, forse oggi più di 2 anni fa addirittura. Assolutamente sì, le persone, i nostri clienti, ma penso tutti,
hanno proprio voglia di venire a pranzo, a cena fuori. Di certo con l'orario fino alle 22 la gente preferiva venire a pranzo, perché la fascia di orario 8:20-22 era troppo limitante. Per... In Italia non è che siamo proprio abituati a mangiare alle 6 del pomeriggio. Specialmente il pescarese che va a cena alle 9, alle 21:30, alle 22, quindi... Però vi ha cambiato anche un po' il fatto di forse fare anche più gente a pranzo, cioè è cambiata un po' l'abitudine? Beh no, a pranzo di solito sono gli stessi clienti, sono diminuiti solo quelli della cena, che come dice Alberto è impossibile in 2 ore. Sabato abbiamo fatto le corse perché si era, manco a fare l'apposta, si era riempito, è stato per noi è stato difficilissimo proprio servire i clienti, e alle 10, alle 22:05 è arrivato subito la finanza per controllare e abbiamo detto sì, si hanno già pagato, si sono al dessert, sì, all'esempio e all'esterno, quindi si stanno alzando. È tutto allora per quello che mi riguarda. Carmine, se hai domande. No, no, grazie Marina, grazie naturalmente ai tuoi ospiti che vedo sinceramente d'umore che ci fa ben insomma, presagire cose molto molto più felici per le loro attività, per i loro clienti, per il voler tornare loro a fare i ristoratori e noi nel nostro piccolo anche i clienti dei ristoranti, vero Marina? Allora, cioè, direi di sì, volentieri. Ci aggiorniamo nel pomeriggio per i contagi, per il bollettino. Perfetto. Che appunto questo è un altro aspetto a questo punto da tenere in monitoraggio stretto, soprattutto proprio per questa possibilità che potrebbe avere l'Abruzzo di arrivare in zona bianca probabilmente già il prossimo 7 di giugno.